Oggetto numero 7, mancata trasposizione degli incarichi di cui al contratto collettivo nazionale del lavoro 19-21, articoli 31 e 36 da parte dell'azienda ospedaliera di Perugia. Interroga il consigliere Bori. Prego, consigliere, le do la parola per l'illustrazione. Risponde l'assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione fa seguito a una richiesta di interrogazione scritta che riguarda tutte e quattro le aziende, le due sanitarie territoriali e le due aziende ospedaliere, che ancora attende una risposta. Quindi, Assessore, le segnalo che ci manca la risposta a questa interrogazione che riguarda tutte e quattro le aziende. Intanto segnaliamo l'anomalia più grave, che è quella che si sta verificando, si è già verificata, nell'azienda ospedaliera di Perugia. Sono abituato che l'anomalia sia Terni, per una volta a casa nostra. Le dicevo, la questione è la trasposizione degli incarichi, sia di posizione organizzativa che di coordinamento. Infatti, come la stessa Regione ha richiesto ad Aran questa sigla quasi mitologica, che in realtà è l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione, ha chiesto come procedere rispetto alle posizioni organizzative e agli incarichi di coordinamento in sanità nelle quattro aziende. E l'Aran ha dato una risposta chiara. Chi ha una posizione già presente, un diritto acquisito, va trasposto, gli altri vanno messi con un concorso pubblico. Mi sembra la risposta più logica e anche la più giusta. Solo che nell'azienda ospedaliera di Perugia non è accaduto questo, ma ci sono queste anomalie che consegno a lei e a tutto il Consiglio regionale. La prima, alcuni incarichi sono stati trasposti, altri no. O si traspongono tutti o non se ne traspone nessuno, nonostante l'agenzia dica che vanno trasposti tutti. L'andare a scegliere quali trasporre e quali no rappresenta una prima anomalia. E questa è la prima questione. La seconda è che sembra che ci siano state, le segnalo la delibera numero 1515 del 29 dicembre 2023, 29 dicembre, data strana, di solito si pensa ad altro a pochi giorni dal Capodanno, non a fare incarichi senza selezione pubblica, come sembra che sia accaduto, perché non c'è stata la prova selettiva. Quindi alcuni si traspongono e altri no, altri si individuano senza prova selettiva, e poi ci sono altre anomalie, ad esempio nell'individuare le persone che possono avere incarichi di coordinamento bisogna tener conto delle capacità, della professionalità, delle competenze, ma anche della possibilità di svolgere quell'incarico. Guarda caso, questo incarico ricade su dei consiglieri comunali, espressione di Fratelli d'Italia, che probabilmente hanno anche degli impegni ulteriori, per cui non riescono poi ad essere presenti come servirebbe, e poi magari tocca anche affiancargli qualcuno per dare una mano. Non credo che sia tutto lineare, tutt'altro, anzi. Per cui la richiesta è, rispetto all'interrogazione che è più complessa e più corposa, se era a conoscenza di questa dinamica anche a seguito del parere di Aran, e come si interviene per vigilare su quello che sta accadendo nell'azienda ospedaliera di Perugia. Grazie. Grazie, prego Assessore Coletto. Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'interrogazione scritta 1888, io ho qua in mano la risposta. Quindi evidentemente c'è stato un disguido, però insomma la risposta esiste, eccola qua. E nella quale si preannunciava appunto quella che era l'intenzione della Regione di fare un interpello all'Aran per chiarire quale fosse il percorso da seguire proprio per soddisfare quelle che sono le necessità dettate dalla norma. Per quanto riguarda appunto la richiesta fatta con l'interrogazione, il percorso organizzativo seguito dall'azienda è stato partecipato con le rappresentanze sindacali
in plurimi incontri avviati già a partire dal secondo semestre 2023 e successivamente il confronto è stato riaperto a seguito dell'acquisizione del parere dell'ANAC in tema di applicazione dell'articolo 36 del contratto collettivo nazionale del 2 novembre 2023 relativo appunto al personale del comparto sanità, con particolare riferimento alla definizione della corretta scadenza da considerare all'atto della trasposizione degli incarichi in essere al 2 novembre 2022. A tal proposito ARAN ha evidenziato due fattispecie. La prima, gli incarichi in essere il 2 novembre 2022 carenti di una relativa scadenza. In tal caso l'azienda, al fine di rientrare nelle disposizioni contrattuali, fa decorrere dalla data della trasposizione degli incarichi, 1 gennaio 2023, l'incarico stesso per la durata quinquennale prevista dal capoterzo sistemi degli incarichi e contratto collettivo nazionale. La seconda, gli incarichi in essere al 2 novembre 2022 con una durata precedentemente definita e quindi non in regime di prorogatio, bensì con specifica individuazione della durata da parte dell'azienda, in tal caso la scadenza e i titolari devono essere sottoposti a valutazione di fine incarico secondo quanto disposto dal capo terzo del contratto collettivo del 2022. L'ARA ha evidenziato inoltre che in entrambi i casi prospettati la valutazione positiva al termine dell'incarico e l'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa sono requisiti per il mantenimento dell'incarico in essere senza necessità di procedure a nuova selezione, restando ferma la garanzia prevista dalle norme del contratto collettivo nazionale nel caso di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale. L'azienda ospedaliera di Perugia ha confermato di aver dato corso alle indicazioni fornite all'ARAN, collocandosi nella fattispecie di previgenti incarichi con scadenza precedentemente definita. Per quanto attiene al percorso di revisione dell'assetto organizzativo intrapreso, l'azienda ha precisato che è stata interessata da due momenti di riorganizzazione attuativi, previa condivisione con il collegio di direzione, dapprima con le deliberazioni del direttore generale 1356 del novembre 2023 e successivamente a seguito dell'approvazione da parte della Regione della DGR 59 del 2024 contenente la modifica del protocollo generale d'intesa tra Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia, con la quale è stata modificata l'articolazione dipartimentale delle strutture complesse e delle strutture semplici dipartimentali, quali contenuti tipici dell'atto aziendale. A seguito della richiamata modifica del protocollo d'intesa, recepita dall'azienda con delibera 288 del marzo 2024, l'azienda ha adottato, previa illustrazione dei contenuti alle rappresentanze sindacali, della dirigenza medica e sanitaria in data 6-4 febbraio 2024 e alle rappresentanze sindacali del comparto in data 20 febbraio 2024 la delibera del direttore generale 388 del marzo 2024, contenente l'attualizzazione della predetta deliberazione numero 1356 2023 con la definizione dell'organigramma aziendale comprensivo del funzionigramma dei dipartimenti sanitari e dell'area centrale. Conseguentemente l'azienda ospedaliera di Perugia, per effetto del processo riorganizzativo aziendale, ha evidenziato le determinazioni assunte nel rispetto del parere dell'ARAN e del contratto collettivo nazionale volte a rinnovare per 5 anni gli incarichi sostanzialmente conferiti nel nuovo modello organizzativo, sia per le funzioni che nell'ambito dell'attività, ancorché con denominazione non coincidente, senza necessità di selezione, previa valutazione positiva di fine incarico e verifica di assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa e con deliberazione del DG numero 290 del 7 marzo 2024 è stato approvato l'elenco degli incarichi oggetto di rinnovo per 5 anni. Assegnare previa selezione gli incarichi del nuovo modello organizzativo sono risultati modificati o integrati per i quali sono state previste funzioni aggiuntive integrative o l'ampliamento dell'ambito delle attività richieste.
dare eventuale applicazione alla salvaguardia di cui l'articolo 31,11 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti eventualmente interessati all'attribuzione di un incarico di valore economico inferiore, ovvero ricondotti a un incarico di funzione professionale di complessità di base. A completamento si richiama la disciplina contenuta nel testo unico in ordine alla vigilanza e controllo della Regione nei confronti delle aziende sanitarie. Nel caso in specie la Regione ha formulato il quesito ARAN, il cui testo è stato condiviso con le aziende sanitarie al fine di acquisire l'autorevole orientamento applicativo in relazione all'articolo 36 del contratto collettivo. La conseguente applicazione dell'istituto contrattuale afferente agli incarichi alla luce del chiamato orientamento applicativo è di esclusiva competenza delle aziende nell'ambito dell'autonomia gestionale di cui la contrattazione integrativa aziendale rappresenta aspetto preminente. A tal proposito, l'azienda richiama gli accordi sottoscritti in materia con la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del comparto. Quanto al conferimento dell'incarico di funzione organizzativa, la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione, ex decreto legislativo 81 del 2008, l'azienda ospedaliera ha richiamato le motivazioni illustrate nella deliberazione 1515 del 2023. Nonché le disposizioni normative sottese all'obbligatorietà della funzione, evidenziando che a far data il 1 novembre 2022 risultava priva della responsabile del servizio di prevenzione per effetto della cessazione dell'incarico. Sostanzialmente cosa è successo? Se vogliamo riassumere, c'è stata una contrattazione con sindacali, con la RSI. Ad oggi non ci sono ricorsi in atto e sono stati firmati tutti quanti gli accordi sindacali da parte dei sindacati che erano presenti appunto alla contrattazione. Quindi direi che con l'attivazione della richiesta del parere di ARAN e l'applicazione condivisa su tutte e quattro le aziende sanitarie, siano esse territoriali piuttosto che le aziende ospedaliere, c'è stata una condivisione per quanto riguarda appunto la famosa trasposizione degli incarichi senza avere ricorsi di nessun genere tipo per ora. Grazie. Grazie Assessore Coletto. Prego Consigliere Bori per la replica. Grazie Presidente, ma allora Assessore, io non le posso dire né se sono soddisfatto o insoddisfatto della risposta, perché in alcuni tratti mi sono sentito nel film Amici miei, in cui c'erano tutti quei passaggi, diciamo, che dovremmo studiare un attimo perché era poco chiara. Le chiedo pertanto di fornire sia la risposta all'interrogazione scritta che quella orale e approfondiremo questi passaggi. Risollecito di vigilare attentamente sulle azioni fatte sia rispetto a conflittualità di interessi e possibilità di nomina, sia rispetto alle modalità che, come denunciato, a noi sembrano largamente paradossali, però verificheremo anche sotto altre forme. Grazie. Grazie, passiamo all'oggetto numero 8, edizione 2024 della manifestazione Agosto Monte Falchese, interroga il vicepresidente Bettarelli, risponde la presidente della giunta regionale Donatella Tesei. Prego consigliere Bettarelli. Sì, grazie. Dal 1 al 19 di agosto si è tenuta, come avviene ormai da molto tempo, una manifestazione importante, ce ne sono tante nella nostra regione, soprattutto nel periodo primaverile, estivo, e da circa 70 anni di storia viene anche l'Agosto Monte Falchese. Fra l'altro ho avuto il piacere di essere presente alla serata inaugurale, ero fra l'altro l'unico rappresentante del Consiglio e della Giunta regionale. Mi sono trovato anche molto bene
E a parte questo, l'interrogazione di oggi, su cui sarò abbastanza celere, poi magari mi ritaglio qualche secondo in più nella fase di replica laddove fosse necessario, è per capire, sapere le motivazioni che hanno portato ad un rilevante cambiamento di approccio da parte della giunta regionale, in modo particolare della presidente Tesei, che fra l'altro è stata anche sindaco a Montefalco e della sua città, rispetto agli anni precedenti. In modo particolare faccio riferimento ad una drastica riduzione del finanziamento dedicato all'agosto montefalchese, che fra l'altro credo che fosse proprio individuato nel budget che giustamente, legittimamente il Presidente ha a disposizione, ma mi risulta abbia subito una decurtazione importante quest'anno rispetto agli anni precedenti, al fatto che l'usuale conferenza stampa di presentazione della manifestazione, tipicamente tenersi diciamo a luglio, avveniva presso Palazzo Donini, mentre quest'anno non c'è stata. E dicevo anche come mai all'evento inaugurale non ci fossero rappresentanti delle istituzioni regionali. Capisco che come dire, la regione è grande, le città sono tante, e capisco che ci possa stare di non essere presenti a tutti gli eventi, ovunque c'è una giunta, c'è un consiglio, forse si poteva anche trovare il sistema eventualmente laddove fosse, come dire, ritenuto importante di delegare. Quindi mi limito in questa prima fase a chiedere chiarimenti rispetto a quelle che sono state appunto, e leggo così non sbaglio, quali sono state le motivazioni dell'evidente differenza di approccio economico che in termini di comunicazione della Regione dell'Umbria rispetto alle precedenti edizioni dell'agosto montefalchese, e se l'agosto montefalchese è considerato ancora dalla Giunta regionale una delle manifestazioni più importanti della nostra Regione, quali sono le prospettive future nella promozione della manifestazione stessa. Grazie. Grazie consigliere Bettarelli, prego presidente Tesei. Grazie. Allora rispondo a questa interrogazione del consigliere Bettarelli cercando di essere breve, così come l'illustrazione dell'interrogazione. L'illustrazione è anche una interrogazione che sembra fatta più per tentare di sollevare una polemica costana, visto che ha avuto anche degli spazi, diciamo, sui media per questa situazione. Ora, non deve chiedere a me, consigliere Bettarelli, se considero importante l'agosto montefalchese, perché l'ho amato, l'ho vissuto per lunghi anni e l'ho fatto crescere. E in quel periodo si facevano le stesse cose e non c'era questa amministrazione regionale e i contributi non arrivavano e non c'era nemmeno la presenza della presidente o di particolari assessori. Ma questo lasciamolo stare al passato, perché a me non piace proprio fare polemiche. I contributi del presidente di regione sono una forma di supporto che all'interno di precise regole e di una severa istruttoria degli uffici, il Presidente della Regione, dopo ratifica di giunta, assegna eventi non profit che supportano immagine, sviluppo e vivacità del territorio. Di fronte alle politiche del passato, ho voluto, nella mia legislatura, un forte cambio di rotta anche su questo tema. Così i miei contributi hanno guardato non solo a supportare più eventi possibili, ma anche a essere omogenei tra i territori, promuovendo una valorizzazione corale dell'Umbria. Si sono rivolti anche a supportare e sostenere nuovi e grandi eventi, dove maggiori fossero le capacità attrattive di investimento, nell'ottica poi di alleggerire l'impegno della Presidenza. Valorizzare la crescita delle manifestazioni e non il ripetersi delle stesse sempre in modo uguale. Andare ad una complessiva spending review nell'impegno su tutti i capitoli della Presidenza,
per destinare in modo impattante ogni anno alla creazione di nuovi supporti per le famiglie, ed è questo un argomento su cui tornerò. Tornerò però non prima di dire che solo questo tipo di conteggio, di contegno ci ha consentito, solo per citare alcuni casi particolari, di sostenere in modo importante alcuni grandi eventi che hanno riguardato tutta la regione. Abbiamo portato al massimo storico i contributi per il Festival del giornalismo, che parallelamente è cresciuto sempre di più. Abbiamo sostenuto l'espansione davvero verticale di manifestazioni come Suoni Controvento, oggi identitaria dell'Umbria, che ha visto l'adesione di un numero sempre maggiore di comuni, con allargamento quindi di più comuni coinvolti a beneficio di tutti, e in questo contesto ci rientra anche Suoni Controvento ci rientra anche il comune di Montefalco. Con un piccolo investimento di comunicazione istituzionale, quindi un'altra voce della Presidenza, ma con grande impegno di coordinamento della Regione tutta, abbiamo gestito il post-Covid di Eurochocolate, spostandolo dal centro ad Umbria Fiere proprio in quel momento, riuscendo così a salvare quella manifestazione, operazione che grazie al genio di Guarducci e alla capacità di digestiva Perugia e Bastia è stata un successo, senza ripercussioni e polemiche, e quest'anno torna nel suo alveo naturale. Dalle ceneri del Festival Internazionale dell'Architettura, che non veniva più sostenuto e non si realizzava più, grazie alla famiglia Margaritelli e a tanti sponsor importanti, abbiamo sostenuto degli eventi straordinari che hanno messo l'Umbria al centro del panorama internazionale, che sono Green Table e poi SID, un evento questo che anima il capoluogo di regione, raccogliendo in Umbria i grandi della sostenibilità, del design, dell'architettura, dell'economia civile, evento che ha visto anche lei, mi ricordo che ci siamo incontrati, ed altri consiglieri di opposizione, soddisfatti in platea. Ha permesso, e finisco la citazione, di portare Minungiun in tutto il territorio del Trasimeno, e adesso di far gemmare un evento nuovo per questa stagione, per quest'anno, che è Sergino Memories. Questo l'abbiamo sostenuto proprio come capofila, e anche questo è stato un evento straordinario che abbiamo voluto sostenere proprio perché era una ricorrenza straordinaria e non pianificato prima. Nello stesso tempo, con i fondi della Presidenza attentamente gestiti grazie alla Spending Review, abbiamo nel 21 creato il bonus bebè, che ha supportato le donne nell'evento della nascita di un bimbo, con 500 euro di supporto economico, diventato poi strutturale nell'azione della Regione a supporto delle famiglie, che a breve diventeranno anche legge regionale, con una mia grande soddisfazione. Supporto ripetuto nel 22 e nel 23 con complessivi 338.000 euro di stanziamenti ulteriori, grazie alla Spending Review che ho attuato anche in quei due anni sulle spese di Presidenza. E nel 24 abbiamo aggiunto altri 150.000 euro, sempre per supportare la nascita dei bambini, portandoli a 1.720 casi finanziabili, sostenibili, con 500 euro. Quindi probabilmente a copertura di tutte o quasi le nascite in contesti con ISEE inferiore a 30.000 euro. Era una priorità, per me lo è stata, e devo dire che ho cercato in quello che è il budget di cui avevo a disposizione sempre di prendere delle risorse e di metterle in questa direzione che reputo importante ed essenziale. Tutto questo, caro consigliere Bettarelli, per dirle che se veniamo qua, guarda caso a pochi mesi dalle elezioni, a cercare di fare un po' di polemica sulla quantità di contributi ad una manifestazione di un comune che lei, mi pare di apprendere, per la prima volta ha visto che è stato invitato, non lo so, e secondo lei sono insufficienti dati a questa manifestazione a fronte di un argomento molto più generale, perché queste riduzioni hanno riguardato più eventi e di vari comuni, quindi questa focalizzazione su Montefalco è veramente curiosa.
Per quanto concerne il contributo erogato dalla Presidenza ai singoli eventi, non ha una quota fissa e costante annuale, ma tiene conto, questo lo dico per trasparenza e conoscenza di tutti, ma già lo sanno tutti, di numerosi fattori, tra cui i bilanci degli eventi, quindi l'ammontare delle spese, il programma, con le sue potenzialità e elementi innovativi, ovviamente anche del complesso delle richieste che varia di anno in anno, e anche della partecipazione a bandi dell'assessorato competente, perché come sa bene Pettarelli ci sono anche dei bandi a cui si può partecipare. E per esempio, da quello che mi risulta, credo che l'ente Fuga del Bove, che partecipa a pieno titolo all'evento dell'Agosto Montefalchese, abbia partecipato a questi bandi e spero che sia anche finanziato, perché effettivamente è un grandissimo evento e un grandissimo lavoro quello che svolge anche l'ente Fuga del Bove. Come appena detto, a giugno 24 si è provveduto a destinare parte dei contributi per accrescere le somme a disposizione della misura dedicata ai nuovi nati. La nuova ridotta disponibilità residua è stata anch'essa elemento che ha influenzato poi le successive concessioni di contributi che non erano ancora pianificati. Questo è vincibile, basta vedere la delibera e si capisce. Infine, quando alla mia presenza alla conferenza stampa dell'Agosto Montefalchese e alla concessione delle sale regionali, di cui parlo solo in un'ottica collaborativa perché la mia attività è improntata alla reale trasparenza e alla piena rendicontazione, cosa che mi distingue da altri stili di conduzione, il 3 luglio, consigliere Bettarelli, ho ricevuto l'invito a partecipare alla conferenza stampa che si sarebbe tenuta, come si legge nell'invito stesso, leggo testualmente, in una data dal 29 al 31 luglio nella sala consigliare del Palazzo Comunale di Montefalco, dove lei riterrà opportuno. Cioè, un po' bizzarra questa richiesta, perché io partecipo, come tutti possono vedere, laddove non dovessi essere impossibilitata per altre ragioni, a tutte le conferenze stampa che si svolgono in regione, mi divido qualche volta tra la sala fiume e il salone d'onore di tutti, di chiunque ne fa richiesta, che gli uffici concedono poi e valutano, perché non penserà che sono io che attribuisco le sale, però cerco di essere presente, ma cioè, è veramente complicato pensare di andare ad assistere alle conferenze stampa al di fuori del Palazzo Regionale, se non per eventi straordinari. Ieri c'è stata una conferenza stampa a Roma a cui ha partecipato correttamente l'assessore Agapiti, non sono potuta andare perché ero impegnata per altre cose, però era sul Festival del Cinema, è una cosa molto grande. Continuo, dopo il riterrà opportuno, chiedendomi però di evitare i giorni dal 24 al 26, sempre parliamo di luglio, in quanto, come si legge e leggo testualmente, in quei giorni gli assessori di riferimento non potrebbero essere presenti. Ora, insomma, mi pare che la richiesta sia abbastanza particolare, per utilizzare un eufemismo, che insomma. Il 10 luglio la mia segreteria prontamente ha reso noto al sindaco della mia impossibilità a partecipare per impegni, tra l'altro facilmente riscontrabili, e per accennarvi solo per la solita trasparenza, anche se non dovrei essere tenuta a dire quali sono gli impegni da presidente, per una conferenza stampa fuori sede e chiesta in questi termini, il 29 ero in corte d'appello, il 30 è un evento pubblico, il 30 avevamo la conferenza stampa per presentare la manovra di supporto alle imprese, Olin, e il 31, oltre alla seduta del Consiglio regionale, ho ricevuto a Palazzo Donini il ministro Locatelli della disabilità, sempre per l'organizzazione del G7. Non era inoltre competenza della mia segreteria, né mi risulta sia stato richiesto trovare un assessore che partecipasse alla conferenza stampa al mio posto. Invito che nel caso l'amministrazione comunale avrebbe dovuto avanzare alle segreterie competenti, perché di solito a queste conferenze stampa viene invitato sì il presidente ma anche l'assessore, qui anche gli assessori presenti sono spesso invitati alle conferenze stampa, a parte, oltre a Paola Capiti,
che è naturalmente l'assessore competente di riferimento su queste manifestazioni. Così come, consigliere Bettarelli, non vi è stato nessun diniego di sale regionali che, a quanto mi costa, non sono state richieste. Quindi questo è, cioè, per dirle, sempre nello spirito collaborativo. Comunque, stia tranquillo che Montefalco è sempre nel mio cuore e continuerò a sostenerlo nei limiti in cui sostengo tutti oggi i comuni dell'Umbria. Quindi queste sono le motivazioni che hanno portato ad una riduzione di budget a non solo Montefalco ma a vari eventi, se non quelli straordinari e di rilevanza regionale che ho voluto indicarle solo a titolo esemplificativo, perché ce ne sono altri, ma che credo che lei condivida con me, che sono grandi eventi che hanno fatto conoscere la nostra regione nel mondo. Grazie. Grazie Presidente, do la parola al consigliere Bettarelli per la replica. Grazie. Credo che l'imbarazzo e la estrema articolazione e l'elencazione di tutti gli eventi umbri per un tempo che mi pare esagerato sui 13-14 minuti la dicano lunga rispetto alle due semplici domande che avevo fatto, per cui la Presidente si è sentita in obbligo di dirci in questi 5 anni dove ha dato tutti i contributi in tutta la Regione. Io non volevo fare polemica, abbiamo già sentito questa mattina tanti colleghi interrogare sul Comune di Assisi, il collega Pastorelli, abbiamo sentito parlare delle quote dell'aeroporto. Chi vuol fare polemica fa polemica e ci mancherebbe. E non credo che l'interrogazione sia curiosa, credo che sia un'interrogazione legittima a fronte di informazioni ricevute, a fronte di finanziamenti che, come ho detto anch'io, sono assolutamente legittimi e per fortuna sono in capo alla Presidente di turno, e non parliamo di centinaia di migliaia di euro di progetti ma di qualche migliaia. Ed è evidente che, come un po' assessore alla cultura l'ho fatto anch'io nella mia città di Castello, laddove c'è una differenza soprattutto su piccole cifre, soprattutto se questa riduzione è del 70-75%, e le difficoltà arrivano. Lei ci spiega che quindi la differenza di, come dire, contributo c'è stata, è legata secondo lei Presidente al fatto che ha diversificato. A me resta il dubbio che sia diversificata e che si sia ridotta rispetto al fatto che fino allo scorso anno, per 5 anni di cui lei 4 era Presidente, c'era un sindaco di un colore politico. Questa è un'idea mia, una supposizione mia. Da quest'anno sindaco è Gentili, non è più Titta, e quindi è cambiato il colore dell'amministrazione. A me resta il dubbio che questo cambio di rotta ci sia stato anche in funzione del cambio di colore dell'amministrazione. Per quello che riguarda la conferenza stampa, lei giustamente ha degli impegni e ci mancherebbe, per fortuna, tanti impegni. Secondo, come dire, le mie informazioni, a questo punto lei ci ha spiegato che non c'è stata una richiesta ufficiale della sala, e ci mancherebbe, ci crede, no, fa fede quello che dice lei, ci mancherebbe. A me risulta che ci siano state diverse interlocuzioni verbali e, ripeto, ritengo anche scritte, ma se lei dice che non ci sono le interlocuzioni scritte, resta il fatto che non ci sono, per cui la sala solita era stata, ripeto, almeno verbalmente richiesta, ma poi non concessa. Ci mancherebbe che lei ha degli impegni e non può andare in tutti i luoghi, questo va da sé. Concludo, mi ero riservato un minuto da prima, scusate, concludo con, credo che sia giusto e doveroso che, al di là delle parole e dei propositi, chi fa l'amministratore regionale, provinciale, comunale, ovviamente anche a livelli superiori ministeriali, svolga il proprio ruolo nell'interesse della collettività che amministra e non abbia un occhio di riguardo a seconda del colore politico della città amministrata.